Bentornati adesso a un momento musicale, un momento di cui andiamo molto orgogliosi perché si tratta di un'anteprima. Pensate, dopo il grande successo a Parigi, a New York, a Roma, arriverà finalmente anche a Napoli, la sua città natale, ovviamente per rallegrare le nostre orecchie. Con noi in esclusiva Sal Da Vinci! Buonasera. L'artista che tutto il mondo ci invidia, giusto appunto. Eccoci qua. Faccio consumare tutto l'applauso che ti meriti, dopo ci facciamo naturalmente delle chiacchiere maggiori per spiegare appunto tutto questo progetto di cui ho parlato appunto introducendoti, però diciamo solo che questa è un'anteprima, perché il brano che canterà stasera, Se Amore È, domani uscirà con il suo nuovo album, quindi in bocca al lupo, ce lo sentiamo e dopo ci facciamo una bella chiacchierata. Sal Da Vinci! Grazie! Sì.
grazie. Salve, Anna. Grazie. Laura, vieni, Laura. Bravo, grazie. Complimenti. Che esatto. Ce le hai inchiodati tutti come al solito, sa. Vabbè, tu sei un grande. Tu sei già la canticchiavano perché era anche super orecchiabile, rimarrà naturalmente parata. Grazie. Di tutti noi. Tra l'altro ricordiamo che Sal non ci lascia, dopo ci regalerai un altro pezzo. E come vedete alle nostre spalle questa è la locandina. Che appunto ci spiega per il motivo per cui anche è qui oggi Sal, che è venuto dal 27 al 30 marzo al Teatro Augusteo, appunto questo World Tour che porta in teatro Se Amore, da cui appunto prende il titolo questo tuo spettacolo, che come ho detto all'inizio sei andato già a Parigi, New York, a Roma, poi anche in giro per l'Italia, eccetera. Regia e coreografia di Gino Landi. Sì. Arriviamo a Napoli giovedì prossimo dal 27. E perché mi inquadrate sempre con la Falchi che mi fate fare le brutte figure? Io non so se... Io purtroppo ho sempre avuto fidanzati più bassi, non ti preoccupare, guarda, non appunto, ci formalizziamo. Perciò non si è mai fidanzato con me, perché c'è roba con sto tappo. E poi, no, quindi cioè, è stato sempre... Sì. Bravo Antonio, in questa uscita, come al solito, sempre... No, sono contento innanzitutto, grazie dell'ospitalità, sono contentissimo di essere ritornato in questo programma che è famosissimo da anni, di rivedere tante persone, mettete de lontana così magari... Esatto, l'ho fatto io, guarda! No, scherzo! E sono sandici qui! Bello che il nostro regista, Lando Landossi! Scusa! No, sono contento di essere qui e fa così, magari mi fa fare una... Ecco, appoggiati così. Mo non so più che dire, vi aspetto al Teatro Augusteo. Fantastico ragazzi, una roba... Quando mi capiterà più... Non mi capiterà più una roba del genere. C'è la Falchi che si accovaccia sulla mia spalla. Io sono un falco d'altronde, ma con il pietto e la pansè, diceva, esatto. Recitava una canzone storica. Comunque ricordiamo, dal 27 al 30 non mancata, appuntamento imperdibile con Se Amore È. Sai che potremmo fare una bella coppia, magari in teatro, chi ne so. Non coppia nella vita, che già voglio dire, tu ne hai già, sei avviata. Come ti permetti? Con gli amori dico, sei già avviata. Anche io sposato da quasi 22 anni a giugno, quindi io sono... Ma dai, sono un vecchio bambino io. Hai fatto bene. Rimani con noi che chiacchieriamo un po'. Bentornati! Cucù! Bentornati a Number Two! Guarda, non ti presento mai più, invece mi è un grande piacere perché ti sei anche molto simpatico, oltre ad essere un grandissimo artista, che ce lo teniamo bello caro. Inquadrami i piedi, guarda là come sono andato a finire io, guarda. Ma io guarda che tappo però che ho, dai. Scusa, è lo scatolo, sono le scarpe. La colpa è anche la mia. Noi abbiamo avuto questo grande piacere di oggi avere sentito all'inizio di trasmissione, chi l'avesse perso, fatti vostri, perché da domani però potete comprare l'album Se Amore È. Stasera ce l'ha presentato in anteprima e adesso ci farà sentire un altro meraviglioso brano che è Il Mercante di Stelle. Di Stelle. Sal Da Vinci. Insieme a lei, come un'amica, conosce tutti i sogni miei. Sin da bambino che giocavo col destino e lei rideva insieme a me. Diventi grande e scopri tante verità, una fra tante, i sogni non hanno un'età. E continuo a domandarmi quale strada sceglierò. La mia vita mi risponde, basta dare tutto quel che ho. Sono ogni sera mercante di stelle e le più belle le regalerò.
stella, così può salirci su. Sono ogni sera mercante di stelle, ed il cielo mio sei tu. Amo la vita, in fondo è tutto quel che ho, la sua canzone, a volte allegra, a volte no. E ogni giorno la fortuna di cantarla a modo mio. Se ci aggiungi la tua voce, è sicuro che mi piace. Sono ogni sera mercante di stelle, e le più belle le regalerò a chi mi apre la porta del cuore, a chi ha l'amore non sa dire no, a chi aspetta un nuovo giorno perché tutto cambierà, a chi sfida il suo destino e ce la fa. Ad un uomo che resiste perché sa che esiste, ora esprimi il desiderio più incredibile che c'è, vedrai che si può fare. La tua vita non dipende che da te, perché dietro un sogno in più ci sei. Grazie a tutti voi, grazie. Pubblico in delirio per Salda Vinci! Ricordiamo pure qualche ospite. Sì, Ciro la saprebbe anche cantare, ma evitiamo perché potrebbe rovinarti per sempre la faccione. Potrebbe fare una performance particolare questa sera. Sì, molto particolare. Ho già andato come Anna Salva. Perché? Voglio ballava, venerato che canta. Sì, a me piaceva anche la famiglia da Vinci. A mia insaputa ballava. Che facevi coi piedi? Coi piedi, com'è che facevi? Così. Questa qui proprio è una Sal da Vinci, è un nuovo balletto, bello, mi è piaciuto. Sono balli che non appartengono al territorio, ma vengono da quest'area un po' latina, no? Ah, esatto. Ma Sal balla anche sul campi di calcio, eh? Sì, ballo solo però. Possiamo fare un grande applauso, se permetti, al papà di Sal, al grande Mario da Vinci, papà, che saluto con grande affetto. Un grande della canzone napoletana. Ciao papi. Ciro deve sempre aggiungerci la sua, perché lui deve essere sempre lungo, logorroico. Noi abbiamo Siamo venerati. Ma vogliamo ricordare, visto che c'è la locandina di sovraimpressione, appunto dal 27 al 30 al Teatro Augusteo, con Se Amore È, 3 giorni di spettacolo con Sal da Vinci, che non ci lascia. Sono 4. Ho 4. Ah, compreso. Se no uno Manfredi che lo faccio da solo e vorrei evitare. No. Ah, è giusto, 27 al 30. Guarda, la soddisfazione mia. Sono manco contare. Se tu guardi dal video, la soddisfazione io sono leggermente più alto di te. Vedi? È manifesta però. Manifesta, vedi? Ah, è lì. Ecco, pure però. Sei. Subito dopo Sal venite a vedere noi, va bene? Guarda lì. E appunto Sal non ci lascia mai soli. E dopo ci allieterà con
con un altro pezzo e quindi ci farà compagnia e voi rimanete incollati qua. Bentornati a Number Two, siamo alle battute finali, non potevamo che finire in bellezza, ovvero con la vera bellezza, il brano da cui appunto prende il titolo questa canzone, La Vera Bellezza, che da domani sentiremo nelle radio, interpretata da Sal Da Vinci e Gaetano Curreri degli Stadio, vogliamo ricordarlo. In grande esclusiva qua per noi, in anteprima, prima che tutte le reti nazionali radiofoniche la possano ascoltare, noi a Number Two ve la regaliamo, La Vera Bellezza, Sal Da Vinci. Canzoni, questa non sarà l'ultima, so che non sarà facile averti, tu non ti fermi mai, ma io mi sento un altro quando sono tra le tue braccia. Cercata per le strade del mondo, dentro agli occhi che venivano incontro, e nel buio di quel mare profondo, che un po' cielo era già. Esiste davvero una felicità. Grazie a tutti voi, grazie. E tutto grazie. Il popolo di Number Two, nonché quello partenopeo, nonché tutto quello italiano, ti auguro lo stesso successo della grande grazie. Bellezza, che sia di buon auspicio. Speriamo. Questo poi, tra l'altro, titolo il mio, di Sal. Il mio nome è all'anagrafe, è Sorrentino. Ragazzi, mi manca quel grande in mezzo e vincevo anche io l'Oscar. Ah, vabbè, comunque sono contento, vi aspetto al Teatro Augusteo dal 27 al 30 marzo con Siamo Re, quindi è uno spettacolo
con una scenografia luccicante, anche un po' sobria. E volevo una televisione. Come fa a essere luccicante e sobria? Poi, te lo spiego quando lo magari. Vedi. No, perché è sobria nel senso scherzoso. È una scenografia un po' che rievoca gli anni, fine anni 60-70, di quella televisione straordinaria, non volgare, non urlata, ma ricca di sentimenti. E io ho voluto fortemente portare in teatro uno spettacolo, un circo di emozioni. Con tanti sentimenti, perché anche noi parliamo d'amore, sembrerebbe banale, ma vi assicuro che di questi tempi non lo è. Quindi il sentimento ci accompagna. E chi meglio di Gino Landi, che mi fa piacere ricordare, una persona con cui ho lavorato ed è un grande maestro. La grazie. Messa in scena sicuramente sarà meravigliosa, anche lui che veramente l'ha vissuto quell'epoca lì. Sì, è vero. Io saluto tutti quanti gli ospiti, sì, affettuosamente. Ci sta lasciando? No, nel senso che... buono, nel senso che no, te ne vai, tra no, un po' io devo anticipare, perché domattina c'è una mattinata abbastanza intensa, promozione, intensa. Radio. A tutto il pubblico presente, vi aspetto in teatro, grazie veramente dell'affetto, dell'amicizia. Grazie a te per questa energia. Grande esclusiva che ci hai grazie. Regalato, grazie. Grazie a te, che sei grazie. Veramente straordinaria, bellissima. Grazie. Come tutte le bellezze, altissima, soprattutto altissima, questo voglio dire, non è che proprio mi sono contento, però esatto. No, alla bellezza, perché la bellezza disarma, la bellezza non è né di sinistra né di destra né di centro, la bellezza è qualcosa di straordinario e accomuna tutti quanti noi, quindi viva la bellezza, la vera bellezza. Grazie, a presto. Grazie a tutti, grazie, forza Napoli, vai giù sempre. Ciao Sal, grazie. Grazie, bocca al lupo a Santa Vinci. Bocca a tutti, grazie. Ciao Sal. Grazie. E adesso...